Adesso invece veniamo alla cronaca, in particolare torna a parlare del rischio di infiltrazioni di soggetti estranei nelle proteste degli studenti e il ministro dell'Interno Piantedosi a margine di un incontro sulla sicurezza a Roma. C'era per noi Stefano Corradino. Le università sono luogo di elaborazione della cultura, anche dell'effervescenza giovanile, che è una ricchezza per il dibattito che c'è nel paese. Però il rischio, come a volte alcuni episodi hanno dimostrato, è che ci siano altri ambienti, altre componenti che possono in qualche modo strumentalizzare e cavalcare questo moto, diciamo, giovanile. Nelle manifestazioni degli studenti c'è il rischio di infiltrazioni di soggetti estranei al mondo universitario. Questo è il parere del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a pochi giorni dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto al Viminale per discutere delle proteste pro-Palestina. Il ministro ha partecipato insieme ad alcuni sottosegretari, al prefetto e al questore di Roma, ad un convegno sul tema della sicurezza promosso dal sindacato di polizia COISP. La Polizia di Stato è una grande garanzia di democrazia per il nostro paese. Siamo nelle piazze, negli stadi, nelle nostre città per rassicurare i nostri cittadini. Ancora un'inchiesta in corso dalla parte della Procura di Pisa sull'uso dei manganelli. C'è ancora un'inchiesta in corso. Io sono fiducioso perché l'operato delle forze di polizia è sempre improntato pregiudizialmente a correttezza, adeguatezza e proporzionalità. Lo stabiliranno anche in quella sede. Lo stesso Presidente della Repubblica ha detto. I manganelli sono un fallimento. Sì, è chiaro che i manganelli sono un fallimento, ma noi dobbiamo dire anche ai partecipanti, se io devo fare una manifestazione, certamente non mi vado a scagliare contro i poliziotti, la manifestazione deve essere fatta sempre nel segno della non violenza.